avviato un progetto che vede coinvolto il distretto agroalimentare ionico salentino di qualità, che raggruppa aziende dell'agroalimentare pugliese, appunto nell'ambito salentino. E in questa attività di ricerca stiamo sviluppando un format di comunicazione innovativa, nell'ambito del quale stiamo realizzando un'indagine sul ruolo della comunicazione web 2.0. Di recente un focus group cui ha preso parte anche in cima un'agenzia di social marketing. Ecco, come vede il lavoro di queste agenzie che si affacciano sul web? Beh, senza dubbio consentono alle imprese e al territorio di avere una visibilità fatta anche in maniera professionale, perché poi è molto importante non sbagliare in questa fase della comunicazione, altrimenti il rischio di avere il famoso effetto boomerang è molto elevato. Quindi avere un taglio professionale è importante, e in questo senso ben vengano iniziative come appunto quella di enti ed attività che hanno questa mission, questa prospettiva. Attualmente siamo impegnati in diversi lavori di ricerca che riguardano la web communication tanto in ambito agroalimentare quanto in ambito soprattutto vinicolo. Dalle nostre ultime ricerche, che cosa è emerso? È emerso che ovviamente la web communication diventa sempre più importante in questo periodo in cui si cerca di diminuire quella che è la distanza relazionale con il consumatore finale, in un'epoca in cui si cerca di coinvolgere l'utente finale e quindi di far condividere i valori dell'impresa e quelli che sono anche i valori che porta in sé il prodotto. Quindi con le nostre ricerche abbiamo verificato appunto che è importante la web communication. Qualche pomeriggio fa abbiamo organizzato un focus group composto da un panel di esperti operatori operanti nel settore agroalimentare e esperti nella comunicazione, con l'obiettivo di tentare di capire quali possono essere gli elementi che meglio consentono di comunicare il connubio brand land per il tramite di internet. Alla tavola rotonda anche in cima strategy. Ecco, come si inserisce una società di social marketing nel contesto? La società che opera nel social marketing in quest'ottica non può non intervenire, perché certamente gli strumenti, dicevo, di comunicazione innovativa, internet in primis, sono quelli che consentono di raggiungere una audience potenzialmente limitata, tanto di consumatori, dal lato dei consumatori, quanto per le imprese l'utilità di impiegare questo nuovo mezzo di comunicazione che, appunto, come dicevo prima, con costi relativamente contenuti consente di presentare la propria offerta. Raggiungere risultati, quindi essere efficace nella comunicazione in tempi brevi, tra l'altro. Il web, in particolare la forma di comunicazione web 2.0, è un mondo che ormai si è consolidato ma è in costante crescita. Il mercato esiste e la difficoltà è essere visibili.